Sala 3. L'arte della guerra. Coincide cronologicamente più o meno all'arrivo di Leonardo a Milano. Siamo nel 1482, Leonardo ha 30 anni. Già è notevole che un artista come lui avesse deciso di lasciare Firenze, all'epoca la città più intellettuale, più sofisticata di tutti i regni italiani, per scegliere invece Milano, una città abbastanza ancora arretrata dal punto di vista culturale e artistico. Lo fece probabilmente perché sapeva che a Milano avrebbe avuto opportunità per trovare nuovi incarichi e nuovi lavori. Infatti, il signore di Milano, Ludovico il Moro, era interessato ad arruolare nuovi ingegneri presso la propria corte. Ed è forse per questo che Leonardo scrive, verso 1482-83, una celebre lettera, indirizzandola a Ludovico il Moro, in cui si presenta soprattutto come ingegnere militare, affermando di saper costruire ponti facili da montare e smontare, bombarde ingegnosissime, e solo sul fondo del proprio scritto accennare che in tempo di pace sarebbe stato anche in grado di lavorare come architetto e come pittore. In realtà, in quel momento, Leonardo aveva poca conoscenza di queste tecniche di arte militare, ma sarà proprio a Milano ad imparare tutto questo.